Mamma, 2 volte di che? Immagini. Sono state queste le prime parole di Cristina Rosi che dopo 10 mesi finalmente si è svegliata dal coma. La Cristina ha chiamato mamma dopo 10 mesi. Eh sì, è bello. Cristina Aretina, 37enne, attualmente si trova nella clinica di Zirl a pochi chilometri da Innsbruck. La giovane mamma, lo scorso luglio, al 7° mese di gravidanza, era stata colpita da un arresto cardiaco che purtroppo ha lasciato tracce importanti su madre e figlia. La piccola Caterina era nata così con un parto cesareo d'urgenza, ma era anche iniziato il loro calvario fatto di terapie e macchinari. Non pretendo che la Cristina torni la Cristina, ma perlomeno la dignità, quello sì. Lo scorso aprile, finalmente, il viaggio della speranza verso l'Austria, grazie ad una straordinaria raccolta fondi lanciata dal marito Gabriele sulla piattaforma GoFundMe. Lei è in Austria, che sono 3 mesi ora, qua a giugno. Lei sono più di 2 mesi che piange. Basta parlargli della bambina, della casa, della mamma, di Gabri, le piange, si piange la Cristina c'è. Cristina, nella clinica specializzata in riabilitazione neurologica, è sottoposta ad un programma con tecnologia robotica ed adesso si iniziano a vedere i primi miglioramenti. Loro sono convinti di metterla in piedi, non facciamo miracoli, però la Cristina è forte, ce la mette tutta perché vuole vedere la sua bambina e loro la vogliono mettere in piedi, c'è detto la primaria. State tranquilli, quello che si può a noi si fa. Purtroppo ci vuole tanti soldi.